Attacca, Shrek. E poi mi sono seduto sulla sedia. E arriva il dottor Balwi e gli dico: «Sai, già non ci vedo bene, ma sicuramente avrò dei capelli ancora più belli e mi fido ciecamente di voi. Dei capelli ancora più belli e mi fido ciecamente di voi. Ciao a tutti. Sono Jacob. Ho 42 anni e la mia vita è cambiata completamente negli ultimi 6 mesi e ne sono immensamente felice. La caduta dei capelli è sempre stato un grande e problematico tema nella nostra famiglia. Da parte di mio padre è sempre stato così, hanno tutti dei capelli fantastici, ma da parte di mia madre no. Ed è per questo che c'erano sempre discussioni molto intense sui capelli. Mia madre ha sempre avuto molta paura di perdere tutti i capelli. E sì, mi sono anche preoccupato molto di perdere tutti i capelli a un certo punto, e poi è successo. Sapete com'è? Sfortunatamente si eredita anche le caratteristiche poco pratiche dalla tua famiglia. E ora probabilmente vi state chiedendo perché ha fatto un trapianto di capelli come persona cieca. Non si vede nemmeno allo specchio, ma il mondo è pieno di persone che vedono e so di essere visto e riconosciuto. E so anche che la prima impressione conta. Ecco perché ritengo che sia davvero importante che si faccia sempre una buona impressione sulle persone, indipendentemente dal fatto che si abbia o meno una disabilità. E voglio che la gente mi guardi e dica: «Ehi, ha un bell'aspetto». Mia madre è tornata dalla Polonia super eccitata e iniziò a parlarmi della procedura di trapianto di capelli e che questo metodo è già così avanzato. Ho quindi parlato con diverse cliniche. Ma sono sempre stato quel tipo di persona che non prende decisioni spontanee. È stato molto importante per me prendere una consapevole decisione a favore di una clinica. Poi mi sono imbattuto in Eliteir su YouTube. Per me è super interessante fare la mia ricerca e sono grato al giorno d'oggi che le piattaforme come YouTube sono accessibili, perché altrimenti non avrei mai trovato la clinica Eliteir e anche altri. Cosa mi è piaciuto in particolare di Eliteir è che anche le persone nei video parlavano. Ci sono molti video in cui ci sono solo sovrapposizioni, ma se non si riesce a vedere non se ne ricava granché. Perciò credo che questo sia molto importante e fornisce un enorme beneficio per le persone disabili come me. Nei video le cose sono state raccontate con molta emozione e passione e questo mi è piaciuto molto. Fenas, die optimale Vorbereitung auf deine Haartransplantation mit dem NeoFreeSet 631 Aufrufe vor 2 Wochen Details zu Hashtag Eliteir Anzeigen Videos zu Hashtag Hadran. Ed eccomi qui all'età di 42 anni e mi sono detto: «Ok, se fai questo trapianto di capelli adesso, cosa succederà se perderai tutti gli altri capelli? Che cosa succede allora?» E io ero completamente indeciso, ma poi ho pensato tra me e me: «Ehi, sei ancora relativamente giovane. Se questo accadrà quando avrai 70 anni, allora non sarà affatto un problema». E questo mi diede la spinta finale. Se decidi di fare una cosa del genere come persona non vedente, si hanno aspettative completamente diverse e anche esigenze diverse. E devo essere onesto, le mie aspettative sono state assolutamente superate da Eliteir. L'ospitalità e il trattamento sono ottimi. Non c'è paura del contatto e il personale non ha esitato a venirmi a prendere. Si viene semplicemente toccati all'anca e ho pensato che fosse davvero fantastico. L'ospitalità è semplicemente unica e mia madre, che è venuta con me, ha detto: «Beh, non c'era bisogno che venissi perché tutti si prendono cura di te». E sì, ancora oggi non riesco a dimenticarlo. Penso che sia fantastico. La sera, quando si arriva, la prima cosa che mi è successa è stato il prelievo di sangue e dal punto di vista temporale era già molto tardi. Eppure tutti mi hanno dato un caloroso benvenuto. Nessuno si è lamentato del fatto che è già tardi e che sono stanchi. Al contrario, tutti erano di buon umore e ci hanno fatto sentire a nostro agio. E credo che questo sia ciò che manca alle cliniche tedesche. Il calore è semplicemente ininterrotto, indipendentemente dall'ora del giorno. Il giorno dopo c'è stata un'analisi del capello davvero eccezionale. E a un certo punto ero seduto sulla sedia dove un altro medico ha iniziato a pettinarmi i capelli e pensare: a sinistra o a destra? A un certo punto mi sono reso conto che si sentiva un po' insicura e poi ha davvero chiamato il dottor Balwi, cosa che non mi aspettavo affatto. E il dottor Balwi
ha dato un'ulteriore occhiata ai miei capelli e le diede altri consigli. E poi ho colto l'occasione e ho detto: «Dottore, se non riesco a vedere bene, allora sono felice che, se tutto va bene, avrò dei capelli ancora più belli». E lui, visibilmente commosso, mi disse: «Non preoccuparti, faremo qualcosa di grande. Una giornata così lunga è volata via così velocemente». E non dimenticherò mai il momento in cui ero pronto a sottopormi al trapianto di capelli. Avevo superato tutti gli esami preliminari e Furkan era stato con me fin dal primo momento. Mi ha spiegato ogni passo e mi ha anche accompagnato nella sala di trattamento. Ero così eccitato. E a un certo punto ha iniziato a parlarmi. Per distrarmi un po' e ha detto: «Jacob», e ancora più divertente mi ha chiamato «Maestro Jacob», come la canzone classica. E a un certo punto mi sono addormentato, ma mi è sembrato che fosse sempre lì presente. E c'era anche tanta empatia con lui. Anche lui era preoccupato e voleva solo che stessi bene. L'operazione è durata circa 8 ore, ma a me sono sembrate 3. Ho dormito nel frattempo, è stato fantastico, super rilassante. Sì, sono passati 6 mesi e mi tocco la testa e mi sento davvero bene. E ancora una volta si vede che l'aspetto non è tutto, bisogna anche sentirsi bene. E in qualche modo gli ho sempre dedicato molto tempo. Ho detto che sono curioso di vedere che cosa accadrà e ho adottato un approccio molto disteso. Improvvisamente mi sono accorto allo specchio che qualcosa era cambiato. E quello è stato un momento molto emozionante per me, di realizzare questo cambiamento, anche se ho solo meno dell'1% di vista. Ad oggi molte cose sono cambiate per me. Mi sento molto più giovane e a mio agio. Anche questo è stato un momento molto importante per me. Quando ho guardato i video di YouTube, un altro partecipante ha detto: «Non mi sento ancora pronto per la calvizie». E questo è stato un momento molto importante per me, che devo dire è stato di grande ispirazione. Quando fate ricerca, ricordate sempre questo. Si tratta sempre del vostro corpo e di voi. Ciò che fai qui ti accompagnerà per i prossimi 30 anni. In altre parole, il pacchetto in generale è ciò che deve essere sempre in regola. E non lasciatevi dissuadere da questo. Quindi assicuratevi di chiedere un consiglio professionale agli esperti quando ne avete la possibilità. Parlate con le persone, sono empatiche, comprensive e spiritosi. Questo è estremamente importante.